Ciao a tutti ragazzi, qui Darkness. Se vi state chiedendo perché non ho pubblicato video queste settimane, semplicemente sono in Germania, quindi non ho una connessione internet e non avendo una connessione internet, cioè ce l'ho, però riesco soltanto a rispondere ai commenti perché caricare un video da qui è un suicidio. In ogni caso, ho per voi oggi un commentary riguardante tutti i giochi che devono uscire e ho una lista che va dal 9/5/2014 al 15/11/2015, quindi buon divertimento. Premetto che tutto quello che dirò, perché io vi dirò anche un'opinione sui giochi che nominerò, non ve li dirò tutti, alcuni li salterò. In ogni caso, i più importanti ve li dico e vi dico per quale motivo comprarli, barra non comprarli, barra ve li sconsiglio, barra ve li consiglio, barra potete fare quel cazzo che volete. Sono tutte opinioni personali, non voglio dire niente di giochi che non sono ancora usciti, anche perché non sappiamo nemmeno come saranno esattamente. Però vi dirò le mie opinioni in generale su questi giochi e vi dirò quali aspetto di più, quali aspetto di meno, quali non dovrebbero nemmeno comparire. Iniziamo immediatamente dal 9/5/2014. Ah, un'ultima cosa, tutte le date potrebbero ancora cambiare. Me la sono fatta dare al GameStop qui in Germania sta lista, ma onestamente ci sono dei prezzi che vanno anche a 100 euro, che solitamente sono i giochi non confermati, quindi probabilmente le date saranno tutte scazzate e i giochi verranno anticipati, posticipati, come non so cosa. In ogni caso, più o meno questo dovrebbe essere l'ordine logico, l'ordine cronologico, nel quale dovrebbero uscire i giochi fino al 2015, il 15/11/2015. Iniziamo. Allora, innanzitutto partiamo subito con un gioco che non conosco, Bound by Flame. Ditemi che cazzo è perché non lo so. Poi passiamo a The Lego Movie, non ne parlo neanche perché io i giochi Lego non li ho mai sopportati. Wolfenstein New Order sarà invece secondo me un gioco carino, devo vedere, non so ancora se lo comprerò. In ogni caso, esce il 25/2014, quindi magari un pensierino ce lo si può anche fare, 70 euro di gioco però, dai, vedremo. Poi il 27/5/2014 arriverà finalmente Watch Dogs. Watch Dogs, un titolo per cui ci sono state un sacco di pubblicità, il gioco, un gioco rivoluzionario, eccetera, eccetera, che tanto rivoluzionario secondo me non sarà. Sarà un bel gioco, graficamente, a livello di gameplay, sarà divertente da giocare. Il problema è che lo sarà per poco, secondo me, perché come i giochi come GTA, ci giocate un po', poi vi rompete i maroni, perché è sempre la stessa solfa. Qua, vai qua, salva questo, vai a casa. Vai qua, ammazza questi 5 tizi, vai a casa. Vai qua, hackera questo, torna a casa. L'unica cosa bella sarà che sarà un pochettino diverso il modo di pensare nel gioco in confronto a GTA, quindi un nuovo tipo, una nuova razza di un gioco già esistente. Interessante, ma non duraturo, nel senso non durerà tantissimo. La gente ne parlerà un bel po' per l'inizio, ma secondo me andrà a svanire. Poi sarà da vedere come gestiranno tutta la storia, se faranno uscire dei DLC, magari la vita del gioco aumenta e magari sarà un gioco stupendo. In ogni caso, io per ora prima voglio vedere un po' com'è, voglio sentire qualcuno che ci ha giocato, poi vedo se comprarlo o no. Non ho soldi da buttare, diciamo. Poi un altro gioco che non conosco, il 6/6/2014, che è Murdered Soul Suspect D1. Magari è bello, magari non è bello, non so nemmeno cosa sia, lasciatemi un commento descrivendomelo, magari vi potrebbe interessare. Io dei giochi che non conosco ho segnato due o tre titoli dai nomi strani, magari c'è cioè, chi mi ispirava il nome, poi magari sono delle merde. 15/6/2014, il The Last of Us Remastered, quindi la rimasterizzazione di The Last of Us. The Last of Us è sicuramente un bel gioco, io non ho mai potuto giocarci perché semplicemente Xbox avevo, quindi un'esclusiva play non ci potevo giocare. Quindi penso che lo prenderò, però per chi ha già giocato a The Last of Us vecchi non ha senso comprare questo perché è semplicemente lo stesso gioco rifatto in HD. Cambiano praticamente soltanto le texture perché saranno in alta definizione, basta, tutto il resto praticamente resta uguale. Saltiamo un paio di date per arrivare al 27/6/2014. Uscirà Sniper Elite 3 Africa. Sniper Elite 3 ve lo sconsiglio, non perché è un brutto gioco, ma è un gioco anche abbastanza carino. Il problema è che in 4 ore avrete finito il gioco e avrete speso 60-70 euro, quanto costa? 60 euro per un gioco che non vi dà niente. Perché vi dà divertimento all'inizio semplicemente perché il gioco in sé è figo. Non è bello, è figo. Cioè, voi sparate a uno, cazzo, il proiettile a rallentatore che gli attraversa il cranio. Cioè, porca troia. Ci giocate, dite, questo è un capolavoro a livello di spettacolo perché fa scena. Ma il gameplay risulta bello, ma niente di speciale. E onestamente spendere 60 euro per 4-5 ore di gioco è davvero tanto.
Quindi ve lo consiglio soltanto se avete voglia di buttare via soldi. E se avete voglia di comprarlo comunque, aspettate che si svaluta fino a quando costa 15-20 euro e poi compratelo, perché magari ne vale anche la pena. Poi The Elder Scrolls Online 17/8/2014, che se non sbaglio su PC è già uscito. The Elder Scrolls Online io non lo prenderò, semplicemente perché costa davvero troppo, perché come tutti gli altri giochi costa 70 euro, ma per chi non lo sapesse dovrete pagare più o meno 15 euro al mese per giocarci. Questo significa che voi potete avere il gioco a casa, ma senza pagare 15 euro al mese oltre l'abbonamento Plus o oltre l'abbonamento Xbox Live Gold, non potrete giocarci senza quell'abbonamento. Voi avete bisogno del gioco, 70 euro, l'abbonamento Xbox Live Gold o dell'abbonamento Plus, dipende dalla console che avete, e in più avete bisogno anche dell'abbonamento Elder Scrolls Online. Questo vuol dire che voi spenderete un cifro di soldi e tempo 6 mesi vi sarete ripagati il gioco. Queste cose a me fanno incazzare, perché davvero bisogna essere un emiro per poterci giocare, bisogna avere un sacco di soldi per questi giochi qua. Poi uscirà Destiny. Destiny sarà il primo gioco della lista che piglierò sicuramente. Destiny mi piace un sacco come concetto, sarà un RPG da giocare online con i vostri amici, ma strutturato più o meno come un FPS, nel senso voi giocherete in prima persona, se non sbaglio, poi magari è terza, però non mi ricordo benissimo, però mi sembrava prima persona. In ogni caso sarà un FPS, però voi andrete in giro, salirete di livello, uccidendo i nemici prenderete esperienza, con l'esperienza salirete di livello e salendo di livello potrete equipaggiare armature e armi migliori per diventare sempre più forti, e tutto questo online, quindi con i vostri amici, quindi sicuramente un bel gioco, non vedo l'ora che esca. Il 14/9/2014 esce The Crew. The Crew mi ispira abbastanza tanto, però mi ispirerà soltanto se sarà strutturato come Need for Speed Carbon. Cioè, non so se avete mai giocato ai vecchi Need for Speed Carbon era una figata, io potevo prendere la mia macchina, elaborarla, fare il tamarro che va in giro e poi farmi inseguire dalla polizia. Invece i nuovi Need for Speed a me non piacciono, perché sono semplicemente fai la gara per arrivare da qui, però attento alla polizia, finisce la gara, basta. Poi hanno introdotto il fatto che puoi diventare poliziotto. Sei un poliziotto, fai in modo che quelli non facciano la gara. Risulta davvero noioso, secondo me. Need for Speed Carbon, io passavo delle ore a fare gli inseguimenti con la polizia ed ero divertentissimo. E pensate, ci giocavo sulla Play 2, ero un ragazzino. Adesso io a fare certe cose mi divertirei come non so cosa, ma i nuovi Need for Speed secondo me sono merda. Quindi se The Crew è una copia fatta male di Need for Speed Carbon, lo prendo. Se è una copia fatta male di Need for Speed Hot Pursuit in poi, non lo prendo. Questa è la mia opinione, poi magari sarà un bellissimo gioco comunque, magari un sacco lo piglieranno, io però probabilmente no. Poi, il 9/10/2014 Dragon Age Inquisition. Gli altri, se non avete provato gli altri Dragon Age, andatevi a vedere più o meno come sono semplicemente un RPG da giocare soltanto offline. E beh, carino da giocare da soli, però appena sarete di nuovo con la connessione a casa preferirete un gioco online, ad esempio Battlefield, già che ci siamo, diciamo questo gran titolo. Poi ora rido, perché il 4/11/2014 uscirà il prossimo Call of Duty Advanced Warfare. Ragazzi, non ne parlo neanche, perché sapete come la penso. Passiamo oltre. Il 16/11/2014 ci saranno sia Diablo 3 Ultimate Evil Ed, che onestamente potrebbe anche essere un bel gioco, ma se lo potete prendere su Play 3 prendetelo su Play 3, che è meglio perché costerà di meno, anche se penso che su questo della Play 4 ci saranno comunque dei contenuti aggiuntivi. E poi Uncharted, stesso giorno, il 16/11/14, che sono due bei giochi, ve li consiglio, ma non so se li prenderò o no, onestamente. Passiamo oltre, siamo già arrivati al 16/11/2014, quindi quasi fine anno 2014, e uscirà questo bellissimo titolo, Kingdom Hearts 3. Come ho detto, le date potrebbero essere sminchiate, e penso proprio che questa data sia sminchiata. In ogni caso, Kingdom Hearts 3, è già bello il fatto che compare sulla lista, perché io sto aspettando Kingdom Hearts 3 da quando è uscito il 2, e il 2 è uscito su Play 2. Quindi potete immaginare da quanti cazzo di anni aspetto Kingdom Hearts 3. Kingdom Hearts 3 è un gioco stupendo, lo consiglio a tutti, è il mio gioco preferito di tutti i tempi, è stato Kingdom Hearts 2, quindi potete immaginare quanto io amerò il 3. Se sarà fatto bene, magari sarà una cosa bruttissima che non si può nemmeno vedere, non si può giocare, fatto male, bla bla bla. Ma in ogni caso, se ci hanno lavorato così tanti anni, io spero che ci abbiano lavorato bene. E sono davvero curioso. Voglio sapere come va avanti la storia, non vedo l'ora che esca. Perfetto,
questo lo compro sicuro. Poi saltiamo Tomb Raider, perché ormai è uscito quello prima che non mi è piaciuto e mi sa che non mi piacerà neanche questo. 16-11-2014 uscirà Assassin's Creed 5 Unity. Desmond è morto, quindi non mi interessa più Assassin's Creed, anche perché lo stanno tirando troppo per le lunghe. 16-11-2014 sempre uscirà Mirror's Edge. Mirror's Edge sarà davvero un gioco figo, sviluppato se non sbaglio dalla DICE, col motore grafico dovrebbe essere sempre Frostbite 3. Un gioco di parkour, se non sapete cos'è parkour mettete in pausa questo video, andate su YouTube, cercate parkour e vi compireranno abbastanza tanti risultati. Sono semplicemente dei tizi che corrono sui tetti dei palazzi da una parte all'altra della città nel minor tempo possibile. L'obiettivo finale è arrivare per primo o arrivare nel tempo limite. Mirror's Edge fonde questo con un pochettino scappare dai nemici, con un pochettino metterli KO, ed è davvero un bel gioco. Mirror's Edge 1 era fatto davvero bene e dà davvero un senso di libertà come gioco, è bello. Ve lo consiglio. Poi, stesso giorno, 16-11-2014, ragazzi, Final Fantasy 15. Io sto giocando adesso al 7, che è del 96. Ci sto giocando su computer perché sfortunatamente il disco originale non si trova più, anche perché erano tre dischi per Play 1 ed era del 96, un gioco stupendo, che però è andato dopo Final Fantasy 12, quindi il 13. A me non è piaciuto, non è piaciuto affatto perché è troppo lineale, non è bello, non è un bel gioco. Mentre tutti gli altri Final Fantasy erano davvero davvero belli. Il 15 invece promette abbastanza bene. Hanno cambiato il sistema di combattimento, che non sarà più a turni a quanto pare, ma si avvicinerà più a quello di Kingdom Hearts. Quindi io clicco X e il personaggio attacca, insomma. Questo è il principio del gioco. Quindi molto, molto più reattivo come gioco. Questa è una bella cosa. Uscirà il 16-11-2014 su PS4, però anche questa data non è confermata, perché anche qua vedo un prezzo di 100 euro, quindi solitamente questi non sono confermati. Final Fantasy 15, non vedo l'ora che esca, non vedo l'ora di prenderlo, non vedo l'ora di giocarci, spero che non sia un flop, tutto qui. In ogni caso lo prenderò sicuramente, anche se sarà un flop lo devo prendere, perché devo vedere come l'hanno fatto a tutti i costi, uno di quei giochi che non posso far sfuggire. Saltiamo Batman Arkham Knights, che piacerà a tantissimi, ma sfortunatamente non è il mio tipo di gioco. Forse lo proverò, ma non penso che lo comprerò. Ci giocherò a casa di qualche amico, poi vi dirò se è bello o no. Poi, sempre il 16-11, ragazzi, il 16-11 uscirà una sborda di giochi assurda. In ogni caso, Metal Gear Solid 5... The Phantom Pain, praticamente il sequel di quello che conosciamo adesso, Ground Zeroes. Quindi davvero un gioco figo, lo piglierò sicuramente, sono un grandissimo fan della saga di Metal Gear. Ho giocato a un sacco di Metal Gear, non tutti, penso, però un gioco difficile, come piacciono a me, più che difficile, complicato, dove bisogna usare il cervello un po' di più che semplicemente "oh, io ammazzo tutti, entro nella stanza, ammazzo tutti", come è diventato un po' Splinter Cell, perché sfortunatamente Splinter Cell era un bel gioco, ma adesso entro nella stanza, muoiono tutti. Cioè, nel senso, avete capito quello che intendo, no? Quindi, Metal Gear Solid 5 Phantom Pain per me è sicuro, lo piglierò sicuro. Poi saltiamo un altro po' di date, il 17-5-2015 arriverà Tom Clancy's The Division, un gioco molto molto bello soprattutto a livello grafico, anche se la grafica non mi interessa più di tanto. Si potrà giocare online, sarà strutturato più o meno come GTA, soltanto che dovrebbe essere strutturato molto meglio. Il fatto che sia sviluppato da Tom Clancy's mi fa sperare, perché Tom Clancy's solitamente fa davvero dei bei giochi. Quindi non vedo l'ora che esca, però non ripongo troppe speranze, perché temo che sia uno di quei giochi che ci giocheranno tutti, fin quando tutti ci giocheranno online sarà divertente, ma fin quando non ci sarà, ma appena non ci sarà più nessuno online, che secondo me sarà uno di quei giochi come Medal of Honor Warfighter, mi sembra che è morto dopo un mese perché i server si sono svuotati, trovare una partita era inutile cercarla perché tanto non si trovava. Se anche Tom Clancy's The Division sarà così, allora non so se vale davvero tutti i soldi che spendi, perché alla fine tutti i giochi nuovi costano 70 euro, che sono davvero tanti. Poi vabbè, uscirà Mad Max, Far Cry 4, che potrebbe anche essere bello, anche se non sono un grandissimo fan della serie, perché Far Cry 3 onestamente non mi piaceva tantissimo, era un pochettino noioso come gioco, troppo vasto e troppo poca azione, ed era un pochettino, non so, non mi piaceva tantissimo a livello di gameplay, non intratteneva più di tanto. Poi però il 16-8-2015 uscirà l'ultimo capolavoro della mia lista, e cioè Star Wars Battlefront 3. E ragazzi, non vedo
Allora, se non sapete cos'è Star Wars Battlefront, sparatevi un colpo in testa, o in alternativa mettete in pausa il video e andate a vedervi cos'era Star Wars Battlefront 1 e 2. Premetto, erano giochi della Play 2, quindi non aspettatevi la grafica, non aspettatevi le texture, non aspettatevi i 60 frame al secondo, non aspettate... Ma ragazzi, se andate a vedervi uno di quei gameplay, vi sembrerà probabilmente una merda, perché siete abituati a giochi come Battlefield, ma io quei giochi ci giocavo offline, ci giocavo 12, di cui io e il mio amico eravamo noi, e tutti gli altri erano bot contro altri 12, e sfondavamo i culi con le armi laser, ci sentivamo degli dei. Avevo... quanti anni avevo? 10 anni, 11 anni, e era un gioco stupendo, era uno dei primi, anzi il primo gioco probabilmente, era su Play 2, nel quale c'era la fanteria, si poteva andare in giro con i cazzo di fucili, c'erano cose come l'attrezzo riparatore, c'erano i veicoli, c'erano i carri armati, le macchine, le moto, si poteva andare veloce, piano, lento, in due sulla moto, in due sul carro armato, c'era persino già la postazione dell'artigliere, c'erano i mezzi aerei, c'erano, ragazzi, i jet che noi conosciamo su Battlefield, lì erano gli incrociatori stellari, ed era una cosa fighissima. Era praticamente il primo gioco strutturato come Battlefield, soltanto senza online. Cioè, c'erano online, però chi cazzo si cagava al PlayStation Network su Play 2? Nessuno. Quindi lasciamo stare questi discorsi stupidi. In ogni caso, il gioco forse che aspetto di più. Quindi, i miei tre giochi per eccellenza saranno Star Wars Battlefront 3, Final Fantasy 15 e Kingdom Hearts 3. Questi saranno i miei giochi più attesi. Di Battlefield in lista per fortuna non ne ho visti, perché vuol dire che durerà un po' più del 15-11-2015, nel quale, soltanto per curiosità, uscirà anche Star Wars 13-13-1313, che dovrebbe essere un bel gioco, però non conoscevo quelli prima, quindi non voglio dire niente a riguardo, magari dico che è bello e poi non lo è. E in ogni caso, questi sono, cioè, nel senso, siamo già nel 2015, qua siamo 15-11-2015, quindi manca ancora un bel po' di tempo, ci saranno ancora trailer a bizzeffe da vedere. Quindi per ora vi ho detto tutto. Vi ho detto quali mi piacciono, vi ho detto quali non mi piacciono, vi ho già avvertito che le date probabilmente saranno completamente diverse, perché la maggior parte di questi giochi verranno posticipati di un sacco. Quindi magari i giochi che ho detto che usciranno nel 2014 usciranno soltanto nel 2015. Meglio, perché vuol dire che ci lavorano di più. Peggio, perché non ce li abbiamo fra le mani. Ma onestamente, come abbiamo visto su Battlefield, meglio aspettare, cazzo, 6 mesi in più e avere un gioco pronto, che avercelo subito ma avere un gioco non finito. Fra l'altro, Battlefield 4 ultimamente lo stanno mettendo a posto, mi sta piacendo sempre di più. In ogni caso, questo è tutto per questo video. Vi ho detto tutti i giochi che mi interessano, vi ho detto quali vi consiglio, vi ho detto quali vi sconsiglio e perché ve li sconsiglio. Non mettete non mi piace per favore, soltanto perché ho parlato male del vostro gioco preferito. Ragazzi, sono opinioni, questo video è assolutamente soggettivo. Tutti i giochi che ho detto che sono brutti potrebbero essere stupendi secondo qualcun altro. E noi ci vediamo al prossimo video. Lasciatemi un commento con scritto cosa ne pensate voi. Scusatemi se il video dura ben 20 minuti, ma non ci posso fare niente. E noi ci vediamo al prossimo video. Bella ragazzi, ciao!